Moro è una scrittrice che è nata in Eritrea, ad Asmara. E questo mi ha colpito perché ho scoperto che è vissuta fino quasi a 20 anni in questo paese. E mi piacerebbe sapere il tipo di infanzia che ha vissuto e quanto l'ha influenzata nella scrittura. Eh sì, io sono nata ad Asmara in Eritrea perché mio nonno, che veniva da Lecco a 24 anni, si è trasferito avventurosamente ad Asmara. Lì è nato mio padre, poi lì sono nata io. E sono vissuta ad Asmara fino a 20 anni, poi ho lasciato la famiglia per andare a Milano a studiare. Comunque per me è stata, dico sempre che è stata una bellissima occasione essere nata ad Asmara, in questa piccola bellissima città. Perché mio padre aveva rapporti di lavoro con arabi, con indiani e io sono cresciuta con bambini, con ragazzini di religioni e di paesi diversi e con la mia più cara amica che oggi c'è ancora, vive a Livorno, e di religione ebraica, Emma Levi, poi avevo amici di religione musulmana, una carissima amica Rupali che oggi vive in India, un amico che vive oggi ad Atene, Sakis. Quindi l'essere così uniti in tante culture e religioni diverse per me allora era normale, perché non conoscevo un'altra realtà. Ho capito dopo, quando sono venuta in Italia negli anni 60, come era stato importante crescere fra bambini di diverse religioni, di diversi paesi in armonia e quindi assorbire io anche alcune diverse culture. E oggi più che mai capisco quelle occasioni importanti mi è stata data perché mi è servito molto anche nello scrivere libri. Un libro al quale io sono molto legata, dall'altra parte del mare, perché oggi che arrivano qua molte persone da tanti paesi diversi e noi le vediamo in televisione, però scorrono queste immagini dopo queste persone che arrivano in situazioni drammatiche, magari c'è la storia del calciatore, c'è la storia, e quindi scorrono. E allora ho voluto scrivere un libro dall'altra parte del mare su una bambina che lascia l'Eritrea con la mamma, perché la mamma ha fatto la guerra, il padre è morto in guerra, e per far capire che cosa lascia questa bambina. La bambina lascia un paese bellissimo, pieno di luce, di colori, lascia la maestra, lascia gli amici e arriva qua in Italia dove ovviamente, e poi ci sarà un percorso ugualmente molto difficile. E poi lei ha la fortuna di arrivare, nonostante un naufragio. E quante persone oggi muoiono in mare e quante persone, molte di più che in mare, ne muoiono nei deserti. Un altro libro che amano tanto i ragazzi è quello del Lupo Cusai. Ah, sì. Anche lì si parla di diversi, Della della diversità. diversità. Ecco, anche quella è una storia che mi ha ispirato Matteo durante una passeggiata in un bosco, quando ancora non scrivevo per bambini. E là si parla della diversità, del lupo che viene cacciato dal branco perché è un lupo diverso dagli altri. A questo lupo non piace la carne, non piace cacciare e il branco dice no, noi non possiamo tenere un lupo diverso e quindi lo cacciano. E quindi questo è il tema della diversità, perché anche qui Addirittura. bisogna capire, certo, sì. Ecco, i bambini colgono, devo dire, questi messaggi, per cui a me piace molto scrivere per bambini, però sento molto la responsabilità, più che con gli adulti, no? Perché per i bambini insomma, bisogna sì, cercare di scrivere bene, ma anche cercare di non annoiarli, ma anche cercare di far capire anche attraverso una favola delle realtà. Non so, ho fatto un bellissimo viaggio in un paese strano, la Dancalia, e lì poi mi è venuta l'idea di scrivere La principessa sul cammello e dedicare il libro a questo paesino di Tio, dove i bambini chiedevano le biro. Cioè, osservare, vedere. E poi questa storia dell'Africa, dei due mondi, perché io torno in Asmara dove ho un fratello, la storia delle due culture mi ha molto 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 aiutato, per quello che dico bisogna oggi aprirsi alle altre culture perché arricchisce. Le storie sono molto importanti per i bambini perché li aiutano a crescere, oltre che li aiutano poi a scrivere bene, ma li aiutano a crescere indubbiamente. È un modo per vivere anche tante vite E è un modo diverse. per vivere, per stimolare la fantasia, perché è vero, la televisione, però la storia, il bambino deve creare dentro la sua testa i personaggi, deve usare la sua immaginazione, deve metterci qualcosa di suo. E la storia è importante. Poi ci sono tanti bellissimi libri per bambini, uno può scegliere uno, l'altro, l'avventura.
C'è una grandissima scelta, ci sono tutte queste belle biblioteche, e però è importante, la lettura è importantissima. Sala que vayó cosa.